Salve, oggi voglio parlare di Wikileaks. Wikileaks sta sommergendo il mondo con messaggi che ha recuperato dagli archivi segreti della più grande potenza mondiale, gli Stati Uniti di America. Bene, Wikileaks sta pubblicando tutto quello che ha recuperato. Che documenti sono? Sono documenti molto interessanti. Sono in pratica le comunicazioni giornaliere che facevano e fanno tuttora i diplomatici di tutto il mondo verso gli Stati Uniti, cioè i diplomatici americani, quindi ambasciatori, eccetera, che comunicano al governo degli Stati Uniti le loro impressioni su come quel paese. Abbiamo incontrato questo industriale, abbiamo parlato con questo esponente del governo, eccetera, eccetera. A parte le risate che ci stiamo facendo sul giudizio che hanno nei confronti dell'Italia e la debolezza che in questo momento colpisce l'Italia perché viene giudicato un paese temuto da una leadership molto debole, però a un certo punto ho pensato: ci saranno magari dei documenti che parlano del nuovo ordine mondiale? No, non ci sono. Ma come mai non ci sono documenti che parlano del nuovo ordine mondiale? Cioè, gli ambasciatori della più grande potenza del mondo, che controlla l'economia di tutto il mondo, poi la Cina ce la scordiamo, vabbè, tanto. Questa rete, questa specie di spettra, no? Che questa organizzazione, meta-organizzazione segretissima, di cui soltanto i complottisti conoscono la composizione, ovviamente, che domina il mondo, ha bisogno per le sue azioni di centinaia, migliaia di complici. No? I complotti sono questi, i complotti si fanno in tanti. Ecco, ci sono tante persone che partecipano a questo complotto e uno si aspetta, vuoi che gli ambasciatori non partecipano al complotto? Gli ambasciatori a quel punto mandano le informazioni al loro governo in modo tale che il loro governo possa continuare a gestire il mondo, no? Ci sono questi illuminati, no? Che gestiscono tutti gli affari del mondo in modo segreto, no? Questa cosa paranoica che magari sono gli stessi alieni, no, non sono gli alieni, sono gli ebrei, perché sono nazista io, quindi sono gli ebrei, no, io invece penso che sia Harry Potter perché ho visto il film, eccetera, no? Allora c'è questa grandissima organizzazione fatta da che ha bisogno di complicità immense, perché fa delle robe alla fine, perché se no, se non fa nulla questa organizzazione che ci sta a fare? C'è, organizza tutto, ha bisogno di tante persone, no? Ha bisogno anche degli ambasciatori. Nessun ambasciatore parla di nuovo ordine mondiale. Nessuno. Nessuno si lascia scappare, tipo per esempio, attenzione, come scrivono nel web, no? Scrivono, però Berlusconi l'ha capito, è di Tremonti, ha parlato di nuovo ordine mondiale, quindi lui. Allora nessun ambasciatore scrive al Presidente degli Stati Uniti e dice: oh, ci hanno scoperti! Io mi dico: cazzo, ci hanno scoperti! Questo parlano di nuovo ordine mondiale, ha detto questa parola in pubblico, ha parlato di signoraggio in pubblico, aiuto! Fate qualcosa, zittitilo, zittitilo, fate qualcosa, no! Nessun ambasciatore dice niente al governo degli Stati Uniti. Quindi, Wikileaks è stato così sfigato che non ha beccato proprio quelle comunicazioni. Del resto, se è la cosa più importante che succede al mondo in questo momento, il grande complotto degli Illuminati, che ha quindi tutta questa ramificazione nei governi occidentali di tutto il mondo,
gli ambasciatori devono essere al corrente perché devono dire al loro governo illuminato: guarda che qua sta succedendo una roba che mette in crisi non i rapporti, che sono tutte cose finte, non ci interessano le guerre, le cose sono tutte cose che facciamo tra di noi per giocare, così tipo una partita scapoli ammogliati. No, il problema è che qua stanno parlando di nuovo ordine mondiale. Qui c'è questa agenzia pubblicitaria che fa i filmati con, dice, nuovo ordine mondiale, li fa ovviamente perché ci sono dei fessi che poi si riguardano e dicono: guarda, guarda cosa dice questa agenzia, l'agenzia diventa famosa. Però a questo punto dovrebbero dirlo, no? Cazzo, siamo stati sfigatissimi, non abbiamo beccato proprio quelle comunicazioni. Cioè, la cosa più importante che loro stanno facendo nel mondo, cioè tenere il mondo sotto la cappa e il potere degli illuminati, no, loro tra loro si dicono: quello è imbecille, l'altro è stronzo, quello è un pallone gonfiato, quello c'ha dei problemi, quello si fa di botulino. Fanno così. Come se fossero indipendenti tra loro. Come se ognuno fosse davvero un governo che pensa soltanto ai propri affari, non quelli degli altri, perché fanno parte tutti di un complotto mondiale, eccetera. No, sono tutti separati. Ognuno dice una roba diversa dall'altro. Ognuno ha un interesse diverso dall'altro. Non si trovano insieme. Trovano interessi comuni soltanto quando, come le scimmie, ognuno gratta la schiena a quell'altro. Si fa. Tu mi dai un oleodotto a me, io ti do il gas a te, si fa così. Tu mi porti a me il gas con lo sconto, io ti faccio finanziare una società tua che poi tu prendi la tangente e vai in giro con la barca. Gli do ut des, roba da impero romano. E invece c'è chi dice che la cosa più importante che fanno è quella proprio di tenere il mondo sotto scacco e di dominarlo con il nuovo ordine mondiale. E nessuno ne parla. Neanche un messaggio degli ambasciatori. Manco se lo sono lasciati sfuggire. Sono bravissimi. Cioè hanno scritto: guardate che Berlusconi pensa soltanto a fare le orgi la notte, la mattina è rincoglionito. È una cosa carina. Scrivere la Merkel non prende decisioni e lì aspetta. Putin è in uno sta la Russia è uno stato mafia. La Russia è uno stato mafia. Putin è il capo dello stato mafia e Berlusconi sembra il portavoce. Non è che sia una cosa carina da dire, ma non solo, è una cosa controproducente, sta succedendo un macello a livello planetario. Si stanno ridisponendo, stanno dicendo: vabbè, ok, è successo casino, si sa che parlano quelli, vabbè, lasciamo stare. Ma non, neanche uno si è fatto sfuggire che c'è il nuovo ordine mondiale. Nessuno che so, quando Tremonti ha parlato contro il nuovo ordine mondiale, inteso ovviamente in un altro modo, cioè inteso come ne parlavano dopo la seconda guerra mondiale, un nuovo ordine del mondo. E così adesso vuole un nuovo ordine mondiale, essendo che c'è la Cina che arriva e quindi bisogna capire come fronteggiare questo problema, cioè. Allora, parla di nuovo ordine mondiale, nessun ambasciatore scrive al Presidente degli Stati Uniti, dice: Presidente, abbiamo un problema. Houston, no? Abbiamo un problema. Qui stanno parlando di nuovo ordine mondiale. Ci hanno scoperti! Oppure quando parlano di signoraggio per caso, no? Hanno scoperti! Quando c'è Pelù che va rincoglionito, va in televisione a dire: però bisogna parlare delle scie chimiche. Nessuno scrive al Presidente degli Stati Uniti e dice: cazzo, ci hanno scoperti. Nessun ambasciatore dice: qua in Italia abbiamo un problema, stanno parlando. Qua ci sono i siti, qua è un casino. No. Nessuno dice nulla. Il fondatore e presidente di Wikileaks ha già detto che a gennaio riverserà sul sito una marea di documenti riguardanti una delle più grandi banche, non si sa quale, una delle più grandi banche degli Stati Uniti. Scommettete che in questi documenti non si parlerà della grande truffa del signoraggio? Grazie.